Buongiorno, buona domenica, ben alzati. Cosa stavo fischiettando? Stavo fischiettando uno dei brani che inseriremo nel CD Stati d'animo. Quello che fa ridere a tanti. E vabbè, perché non posso fare un CD? Non ho capito. Nei miei ritagli di tempo notturni, ogni tanto compongo e quindi stiamo facendo questo CD. Piuttosto, mi avete chiesto per la prevendita. Bene, ora vi do le notizie definitive. Martedì prossimo parte la prevendita, ci sarà una conferenza stampa e partirà la prevendita. Quindi saprete dove poter acquistare il biglietto. L'introito dei vostri biglietti si pagherà molto, perché vogliamo fare una bella raccolta fondi per la mensa del povero, la mensa di Sant'Antonio, e per l'avvio del progetto dell'associazione La Casa del Musicista, un progetto per i giovani musicisti. Questo è il Questa è la finalità, quindi si deve sapere, nessuno di noi aspiranti artisti, parlo per me ovviamente, percepirà compenso, e anche gli artisti si esibiranno sul palco. Sarà una serata a modo mio, quindi vi consiglio di acquistare il biglietto. Ovviamente prendetevi le prime file, così, perché iniziare le prime file, poi sarà coinvolto a modo mio, nell'evento. È un evento che durerà probabilmente almeno 2 orette, e con tante sorprese. Questo che stavo fischiettando, il titolo è Serena, detta la Romana. Serena, detta la Romana, che racconta la storia di Robertino. Dice, qua è Robertino? Robertino sono io. Tanti di voi sanno che io ho 3 nomi, De Luca, il cognome, Cateno, Roberto, Salvatore, per la mamma Robertino, a Fiume di Nisi, in questo torrente cresciuto come Robertino. Tutto qui. Oh, quindi mi fermo qua, non vi aggiungo altro, a mano vi fornirò altre notizie su questo argomento. Ho perso tempo perché ho letto più volte la lettera aperta che ha fatto l'avvocato Marcello Scurria, presidente dell'Arisme, e in risposta, figuriamoci. Diciamo che ha fatto un punto onesto, un quadro di tutte le attività riguardanti il risanamento di Messina. Ha ricostruito la storia, ha anche chiarito il mio ruolo, sia di quando ero deputato al Parlamento siciliano, e parliamo di aprile del 2018, marzo-aprile del 2018. Io ho fatto quella legge per l'istituzione dell'agenzia speciale, legge che nasce con un suggerimento notturno e un pezzino notturno che mi diede allora il buon Marcello Scurria, che aveva tentato in altre occasioni di farla diventare legge ma non c'era riuscito. E io ci sono riuscito invece. Tutto parte da lì, dopo anni e anni del nulla. Dopodiché è raccontato tutti i passaggi. Perché faccio io l'ordinanza?
di agosto del 2018, dopo che sono eletto sindaco, faccio l'ordinanza provocatoria per smuovere di tutto e di più, cosa che è avvenuta. Poi ricorda anche il tentativo della dichiarazione dello stato di emergenza bocciato dal governo nazionale, allora formato da Lega e da 5 Stelle, dopodiché il primo tentativo di un disegno di legge è andato a vuoto, l'ostruzionismo del giovane ministro Provenzano, amico di alcuni pidioti anche di Messina, e vengono raccontati tutti i passaggi e le varie date, ovviamente che nessuno può smentire perché è tutto documentato. Dopodiché la svolta si ha a febbraio del 2020, dopo che viene sottoscritto il patto della Madonnina di maggio-giugno 2019 tra me e il presidente Miccichè per le elezioni europee del 2019, quando candido Daphne Musolino. L'accordo prevedeva che Forza Italia, nella scelta dei disegni di legge da discutere al Parlamento nazionale in quota dell'opposizione, prevedeva che avrebbe messo il risanamento della città di Messina. Infatti viene la capogruppo allora Gelmini a Messina a febbraio 2020, dopo che abbiamo siglato questo patto, ci sono state le elezioni, Matilde Siracusano ha ripresentato il disegno di legge, dopodiché gli sono venuti tutti dietro, ma il resto è noia. Tutto si concretizza grazie al coraggio di Mara Carfagna, che se ne frega dell'iter parlamentare, propone un emendamento in un testo più complessivo, abbiamo la legge e abbiamo avuto i primi 100 milioni. Nel frattempo, come ho detto sempre io, siccome dico sempre aiutati che Dio t'aiuta, non abbiamo aspettato il miracolo della legge speciale, che ovviamente servire serve, ma abbiamo partecipato a vari bandi, li abbiamo vinti e questo ha fatto sbarellare qualche deputaticchio pidiota di Messina. Perché? Perché noi nel frattempo abbiamo messo assieme un bel gruzzolo, l'ultima ora sono 150 milioni più 20 comunque di cofinanziamento della regione siciliana, la quale nel frattempo ha dato a malapena, credo, 9 milioni in tutto in 3 anni, 9 milioni, questo su minchiatoni, d'altronde i numeri si vedono, impegni, ma soldi mi pare ancora materialmente non li ha neanche trasferiti. Siamo andati avanti noi con le nostre strategie, con le nostre risorse extrabilancio e quindi con l'Arisme, che è stato lo strumento che ci ha consentito intanto di togliere tutti. Oggi, se andiamo a fare analisi, non si è fatto niente. Come? Fondo Fucile, non c'è più una famiglia che sta nella baraccopoli di Fondo Fucile. Non sembrerà vero, ma è così. Non c'è più nessuno. Ora procediamo a demolire a terrasuolo le baracche. Ecco, tanto per dirne una, per non parlare degli altri ambiti che sono stati svuotati. Quindi un buon lavoro fatto, ovviamente lo abbiamo fatto con gli stuzzicadenti, aspettavamo la legge speciale, è arrivata, aspettavamo i fondi e sono arrivati con la partecipazione a bandi che abbiamo fatto noi, dei 40 milioni POC della legge, l'articolo 99 della legge della finanziaria del 2018 non si hanno ancora notizie. Questa è la regione che continua a fare ostruzionismo. Quando arriverò là a Palazzo Dolle, anzi, perché li piglieremo tutti a calci in culo, li faremo tutti fuori in un solo colpo, questi parassiti della politica, questi ascari e parassiti, tutti fuori in un solo colpo, e governeremo noi la Sicilia. Allora, una delle prime cose, restituire dignità a Messina, non perché è la nostra città, ma perché è una di quelle città che ha subito più prese in giro dalla politica e soprattutto da questo governo, di sciacqualattughe che attualmente sta non governando, sta continuando a galleggiare, a far galleggiare la Sicilia come la merda, ma comunque. Di questo ce ne occuperemo, abbiamo detto ormai a settembre parte la crociata di liberazione della Sicilia e quindi agiremo in detta direzione.
E per tornare qui a noi, questa lettera aperta che mette un punto fermo a tutta questa storia nei confronti di personaggi che hanno una visione baronale della politica, che per loro la politica è acquistare i partiti. Prima acquistano Forza Italia, poi quando Forza Italia gli hanno pisciato in faccia, gli hanno permesso di fare nessuna scalata, hanno acquistato il PD, a Messina, e acquistano sempre per quelle che sono le loro finalità personali, cioè venendo probabilmente da una visione baronale e corleonese della politica, naturalmente devono primeggiare sugli altri con tutti i mezzi a disposizione e usano le loro funzioni pubbliche esattamente per continuare ad attuare questa visione baronale e corleonese della vita. Il resto, malignitudine al cubo, gente che non vedi mai in strada perché loro stanno in certi santuari, parlano tra di loro, pianificano le vendette tra di loro e hanno la presunzione di dichiararsi rappresentanti del popolo. Ecco, a chi ha una visione baronale della politica, il nostro pernacchione mattutino. Per il resto, che se ne vada a fare in culo, senza se e senza ma. Buona domenica. E se per caso avete capito chi è, fategli un bel pernacchione che ritornasse nei suoi santuari, piuttosto che continuare a sporcare chi fa buona amministrazione.